Buongiorno. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Sono contentissima che il videovlog di ieri, il mio nuovo fidanzato, vi sia piaciuto. Sono veramente contenta, contenta per tutti i bei messaggi che mi avete mandato. Oggi è una bellissima giornata, anche se io in verità non mi sento tanto bene, o sento un po' tipo come il freddo addosso, quindi non so se mi sta venendo la febbre, spero di no, però non lo so, tengo questa sensazione di freddo, mi sento tutta un po' accaldata. Però insomma, oggi sarà una bellissima giornata perché devo andare in giro a comprare delle cose e vi volevo dire una cosa importantissima. Stavo vedendo su Instagram che avevo messo la foto ieri dello speciale, perché praticamente abbiamo fatto lo speciale per i 100.000 iscritti sul secondo canale, che vi è piaciuto tantissimo il video appunto che abbiamo fatto quella challenge e mia sorella, troppo troppo carina. Ci siamo divertiti. Adesso volevamo fare lo speciale 300.000 iscritti per questo canale, però mi serve il vostro aiuto. Infatti ve l'ho scritto su Instagram, ho scritto qua, avevo messo la foto. Ecco, l'avevo scritto: ragazze, mandatemi la vostra email perché praticamente vogliamo fare questo video speciale. Io e mia sorella, mi dovete mandare tutte quante un'email con il vostro nome e il vostro numero di telefono. Non vi posso dire in cosa consiste perché è una sorpresa, però vedrete tutto appunto in un video proprio speciale per 300.000 iscritti. Vi ringrazio tantissimo, vogliamo fare una cosa super super bella e divertente, una sorpresa per voi, quindi mandateci tante email, già ne abbiamo ricevute tantissime, quindi ci divertiremo ragazze e aspettatevi un video veramente super fantasmagorico e troppo troppo bello. E poi volevo chiedere un'altra cosa ragazze, questione musichetta, perché nell'ultimo vlog, appunto il vlog di ieri, non ho messo le musichette e non so voi come preferite, perché alcune mi dicono che danno fastidio, altri dicono che sono divertenti e non so, a me piaceva mettere, però dato che ci impiego molto tempo a mettere comunque le musichette, se neanche vi piacciono, allora non le metto. Quindi fatemi sapere voi se preferite il vlog come ieri, quindi senza musichette, che è la prima volta che lo faccio così, oppure come i vecchi che erano tutti con le musichette. Voglio anche dire che sto preparando tante nuove ricettine perché so che vi mancano, anche a me mancano, quindi nei prossimi giorni vedrete, vi bombarderò con tante nuove ricette di bellezza, perché quelle là di cucina, lo sapete, sono sul mio secondo canale. Qua vi faccio tante ricette di bellezza, vi farò, perché ci dobbiamo preparare per l'estate al meglio, ragazzi, dovete diventare delle fighe, delle strafighe, dovete diventare bellissime, quindi tante ricette per i capelli, per il corpo, per il viso, per tutto, quindi stay tuned. Per vedere queste cosine troppo troppo carine che mi ha mandato una ragazza che si chiama Ilaria, che veramente le faccio vedere solo perché è una ragazza che lavora, c'ha un negozio, mi ha fatto sto pensierino, mi fa piacere, lei non mi ha chiesto niente, farle un po' di pubblicità mi fa tanto tanto piacere. Coppola Mario, tesoro mio, che è un negozio che sta sia a Mugnano Giuliano sia a Napoli Centro, e ho visto il suo sito su Facebook, c'ha anche la pagina Facebook, c'ha cose veramente carinissime, super sciabbe, quindi veramente mi ha colpito proprio nel cuore con queste cose. Questi cuoricini che si appendono troppo troppo carini, super sciabbi, poi coi pois, bellissimi. Queste tazzine di questo colore bianco a pois e tortora, bellissime, adorabili, cucchiaini. E questa scritta di legno che è davvero bella, che non so bene ancora dove metterla, quindi datemi magari un suggerimento, avevo pensato di metterla tipo all'ingresso o comunque in cucina. Troppo troppo bello, grazie Ilaria, ti mando un bacio grande, muah, e viva sciabbi chic! Oggi c'è buono. C'è buono oggi, sì. Le bacini, le catine. Bello, amore, bello. C'è buono proprio oggi. Ma non è con che dedizione. Ah, allora, si sta trasformando. Si sta trasformando. Non si sta trasformando. Devo sfatti la coda. Ciao. Ma se la mi mordo? A te no. Ah, te li lega. E a me? E a me? Mi sgraggia. Ti piace il mio trucco? No. Guarda com'è bello. No, ma poi questo mio outfit, mi puoi riprendere un attimo tu? Voglio far vedere. Sulla neve? No, mi sono messo tutto rosso. Con questi capellini, con le orecchiette, guarda come sono carina. Devo dire questa cosa, guarda qua. Sono tipo Dracula con questo coso. Il mantello. Il mantello di Dracula. E le orecchie da gatto?
il rossetto rosso. Allora, questo outfit non mi piace per niente. No, allora, le scarpe non mi piacciono. No, ma poi zatteroni. il tocco di classe, ecco, guarda qual è. Da, con i bua. Ma lo sai perché? Tremendo. Perché ho detto così, mi sono vestita tutta nera. Poi sono andata e ho detto, oddio, i calzini col bua rosa. Ho detto, però almeno danno un tocco, guarda, Nancy, esce quel poco di calzino. Da quel tocco di calze lunghe di colore. Destinazione paradiso. Quante belle cosine. Ha messo tutte cose primaverili. Guarda che belline queste piantine. Lavanda. Guarda questi, che carini. I cuscini, madonna, quante cose mi devo comprare. Questi già c'erano. Che bello questo, però è piccolissimo. Vabbè, guardate che meraviglia. Bijou, per prenderci bijou oppure qualcos'altro, che bella. Nancy, come sei carina, ti specchi? Sei bellissima. Guarda che belle cose, mamma, che cerchi? Io poi prima o poi mi ha già chisto, mi piace troppo sto coso. A me mi fa impressione. Perché? Mamma, le tende? La cosa bella, io devo comprare dei lampadari e una credenza da mettere nel mio soggiorno. Guardate che bello questo lampadario. È bello questo, eh? Sono questi altri ancora più belli. Questo sta a 139. Ti piace, ma? Ma che le cose scuse non fa niente, ti piace? Nel soggiorno è beige, tipo. Nel soggiorno. Questo qua è anche per la camera da letto. Eccola con la collezione tipo primaverile. Ti piace, Nancy? Ma dove sono belli questi barattoli? Cioè, mi comprerei tutto. Tiffany. Come si fa? Guarda con lo Tiffany. Troppo bella sta roba, cioè, veramente. Io mi metterei tutto tutta la bancarella a casa. Guarda che belle queste scatole. Troppo belle. Bellissime. 10 euro solo. Guarda, 10 euro costano. Sono belle. A partire. Ma io tengo tante scatole, ma. È vero? Mamma, vuoi fare un salutino? Ciao. Ecco la manina. Anche la manina. È bella. Tipo la regina Elisabetta. Rosa Elisabetta. Dove vuoi andare tu? Vai in Giappone, eh? Stati Uniti d'America, mi è uscito. A Beverly Hills, eh? Ragazzi, vi volevo far vedere quelle cose da vicino, ma c'è una puzza di me. Mi giuro, non lo so che è una puzza all'improvviso. Anche questi qua, un paio di questi. Mamma, qualcuno secondo te mal di pancia? Sì, questo fiore me lo devo comprare, devo mettere in quella palla che mi hai fatto tu. Quella da mangiare. E vediamolo uno, quanto costa? Quello è bianco. Eccolo, bianco rosato. Bianco, piace questo. Questo è rosso. È primaverile, mamma. Ho questo. Guarda questo. Invece questo? È mai sono piccoli quelli là. Quelli sono piccoli. Vediamo questo qua. Senso. Questo è bello, mi piace. Questo quando è scorso, vedi? Quanto costa? Quanto può costare? Non più di 3 euro. Sì. No, per lo meno sei 10-11 euro. Mamma mia, ma 10 euro. È finto. Ecco l'altro lampadario, ti piace? Questo è troppo importante. Però è bello, per il soggiorno, guarda. Te ne servono due, ma c'è. E tu me ne compri, no? Troppo bello. Guarda come fa bello. Troppo bello. Però è bello, è maestoso. Ma è troppo grande. Però è bello. Questo è quello per una sala, uno solo, ma non due come te. Mamma, togliti, questa è una camera da letto shabby chic. Mamma, lo sai, guarda, com'è shabby. E cosa potrei comprare da queste cose? Stiamo scegliendo tovagliette shabby chic. Guardate che belle queste. Nancy, ti piacciono queste? Oggi sto in fissa con le scritte, già ho preso anche una tovaglia tutte scritte. Poi vi farò vedere tutto nel video, of course. Ho fatto una cucchiarella shabby chic. Per fare cosa? Dopo le teste. Ma dove c'è la cassiera? È bella, cioè manici bianche, poi grande. È molto shabby. Oh, che belle! Queste tazze non so quante ne ho rotte, comprate rotte, queste sono fantastici. Troppo carino. Oddio. E queste sono le cose tutte primaverili, guarda le tazzine tutte colorate. Guarda questi che carini. Guardate in che condizione stiamo. Scatoli, buste, guardate quanta roba. Ho speso tanti soldi, mi sento più leggera perché ho speso proprio tanti soldi. Comunque vi farò il video.
e vi farò vedere tutto quello che ho comprato da Maison du Monde, che la mia rovina l'odio. L'odio perché spendo sempre tanti soldi. Però volevamo fare un saluto speciale a Mario, che è un dipendente di Maison du Monde troppo carino e simpatico. Ciao Mario! Accendi un po' la luce, voglio far vedere a mamma che dorme. Io sto guardando. Mamma. Mamma, dammi sempre. Mi picchia. Sto a rischio ammazzata. Mamma. No, niente, proprio zero. Ma che stai sognando? Shh, dorme bambino. Senti la scema, me la cavata. La Guax è tornata. Ho comprato un sacco di roba, tante cose. Che? Che? E te lo di qua? Stai bene però? Hai usato lo shampoo senza silicone? Senza shampoo. Comunque guarda qua, adesso ci dico tutte le cose qua. Mamma mia, quanta roba ho comprato, guarda qua, tengo gli scontrini. Indovina quanto ho speso, guarda, guarda quanto ho speso. Se non l'ha. Però perché questa non si accende? No, non sono accese che si lo. Ah, guarda. 19. Vedi la tua faccia. Wow. Questo è tutto il conto, tutto questo più questo. Tutto, qua questo... sta scritto il totale, guarda. No, non sta scritto il totale. Eccolo. Wow, che pazzesco. Ho comprato un sacco di cose, la credenza, quattro lampadari, la credenza e un sacco di piatti, bicchieri, tutte le cose primaverili, shabby chic, shabby chic, tutto shabby chic. Ma tu sei impazzita, secondo me. Shabby chic. Comunque adesso ci devono arrivare tutte le cosine, poi vi faccio il video haul, vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato, le cosettine, e poi vi faccio un altro video con faccio vedere le cose quando arrivano nella casa. Se lo volete il video mettete un bel like, un pollice su. Ecco qua, sono pronte le farfalle, vedi come sono? Me l'hai chiesto proprio tu, fai le tue farfalle con il salmone Healthy Light, senza panna. Sono buone. Ho messo, guarda, tutto zenzero, lo zenzero bio, guarda, e pezzetti di scorza di limone. Che non teniamo la grattugina piccola. Buono. Sono troppo buoni. Pure io, tutti quanti la pasta, buoni buoni. Buon appetito. Se ti piace? Senza panna. E il tea light. Sei ancora arrabbiato con me? Sì. Perché ho speso 5.000 euro in un giorno. Ma ho comprato tante cose utili. Tutte no, i lampadari, la credenza. Poi vedrai com'è bella. Sì, sì. Sì. Ho speso 5.000 euro di cose utili. Cose inutili. 5.000 euro di shabby chic. Buonanotte. Buonanotte. Ti sanina, eh? Tu la vuoi? Non la voglio stasera. Come no? Sì. Stasera no. Non è una buona notte senza la tisana. No, ma stasera no, non c'è tempo per bere. C'è tempo, perché? No, per bere la tisana no, perché? Devo andare subito a dormire. Già stai dormendo. Domani sveglia presto. Domani sveglia presto. Qualche volta vogliamo fare un giorno al lavoro con Max. Ragazzi, volete questo video? Ti immagini che bello? Io vengo con te, ma no? Chi? Tutti i giorni ti riprendo a te mentre lavori. A rompere i coglioni, no? Pensa, sai che risate, tu sali in coppa scaletti e ti riprendo da giù. Il lavoro è l'unico momento che ho di dove relax, non ti rompo le palle. Dai, tu vai al lavoro, io Max, fai un salutino, vlog Max, e cadi da sopra allo scaletto, oh, divertentissimo. Assai. Ciao. Good night.